Ok ragazzi, bella a tutti, questo video è stato gentilmente offerto da Eniba, quindi se voi giocate da PS4, Xbox o PC non fa differenza, qui trovate di tutto, il sabato e la domenica troverete sconti ancora più assurdi, fino al 75%, e se userete il codice di sconto Marco avrete un ulteriore sconto del 3%. Ricordatevi di seguire il link in descrizione e di usare il codice di sconto Marco. Ok ragazzi, sono lì, bella a tutti, oggi parleremo della patch 11 di Fallout 76, ma soprattutto, a parte guardate che roba, ho fatto la webcam nuova finalmente, quindi non saremo più una cazzo inquadratura sfogata. Che non si capisce bene, finalmente un po' di qualità. Comunque la notizia più assurda è che è stato rilasciato Fallout Miami. Infatti mentre voi state vedendo questo video molto probabilmente io sarò su Twitch così. Miami. South Beach, bringing the heat. Quindi niente, la stiamo provando. Non so se riuscirò a far uscire il video oggi che lo sto girando. Se ci riesco, sì, se no era ieri. Vi siete persi la live, peggio per voi. Seguitemi su Twitch e attivate le notifiche se non volete perdervele. Comunque, andremo a esplorare Fallout Miami, anche se è soltanto un early access e non è ancora la mod completa. È Fallout Miami, però è soltanto in parte, ancora non è finita. Comunque, tornando alla patch 11... c'è stato un mega nervosismo, stanno tutti avvelenati fondamentalmente. Il problema, vabbè, come al solito. Io mi diverto una cifra, come al solito, infatti più che un'analisi della patch è un'analisi della fanbase di Bethesda, perché mi fa troppo ridere. Un po' pure Bethesda se lo merita ad essere odiata, Però tutto sto contatto che c'è tramite pagine Instagram, Reddit, le persone che insultano, le persone che la difendono... un casino, raga, io mi diverto troppo a guardare comunque questa cosa, pure nelle pagine Facebook italiane. E tutti si stanno a lamentare praticamente che sta patch ha riportato vecchi problemi, ma anche nuovi bug strani, tipo se sei a White Spring e esci dall'armatura atomica, scoppi e muori istantaneo. Install death, morte istantanea, non te servi, te la becchi. E non è chiaro come cosa l'abbia creata. Comunque si hanno risolto, hanno detto, problemi di stabilità relativi alle armature atomiche sono stati risolti, tantissime problematiche varie hanno detto che sono tantissime, non ce ne renderemo conto, ma tante sono state risolte. Infatti vi potrebbe essere capitato di aver trovato delle parti di armatura che non vi ricordavate da ve, che in realtà avevate ma non vedevate nell'inventario. Mo sembra che questa cosa sia stata risolta, però ha creato un problema, una marea di bug per le prime 24 ore. Poi hanno fatto come al solito patch 11, seconda mini patch del giorno dopo per sistemare i problemi generati. E devo dire che almeno a me su PC la situazione va bene, fila bene. Io ci ho giocato poco perché, come vi ho detto, sto a lavorare a sto periodo forte. Cioè ho proprio lavorato tipo 13 ore al giorno tutti i giorni, quindi era impossibile. Ho proprio provato a malapena la patch. Ho provato pure un po' la mod di Fallout Miami, devo dire. Nel poco tempo libero ho preferito puntare su quello, stavo fomentatissimo. E devo dire che mi è mancata una cifra di Fallout 4 in Fallout 76. Una delle cose che mi è mancata di più, tutti direte, gli NPC. No, una delle cose che mi è mancata di più è lo spav, che quando lo attivi parte una presentazione che gli fai partire la testa, oppure gli dai tutte cortellate, o gli fai una mossa o butti per... Comunque è figo, nel combattimento a mani... mischia, manca molto questa cosa, che magari diciamo il combat system di Fallout non è mai stato il top, però c'aveva sta generata che era lo spav, che ti dava la possibilità di scegliere i nemici, partiva una presentazione, ti sentivi fighissimo. Hanno levato perché nel multiplayer giustamente non si poteva mettere, però già questo forse gli doveva far venire l'idea, se non potevo mettere lo spav come è, non lo facciamo. Non mettiamo niente, non facciamo un multiplayer. Comunque mi diverto troppo, raga, a leggere nei social, come dicevo, molti di voi anche che si lamentano. Una delle lamentele maggiori sono dei grandi giocatori che giocano dalla beta, che quanto se bambini di 8 anni che si sentono vecchi e veterani. Io ho visto cose orribili durante la beta. Voi non potete capire con il fottuto mare del main, tipo così. E molti di voi comunque la lamentela era che adesso invece per i nuovi arrivati sarà molto più facile, perché per i primi 15 livelli non potranno prendere malattie, si troveranno più stimpact a quei livelli, più cure, e i mostri, ci saranno mostri più bassi per un'area più larga. Prima era anche bella sta cosa, però in effetti io quando stavo a livello 10 mi trovavo il mostro a livello 80 e te dovevi da. Mi ricordo quando ero a livello 10, 4 supermutanti mi presero da dietro
e mi trascinarono in una casa. Adesso per voi dirlo 15 è molto più facile. Anche questa è colpa nostra, perché io davvero, regà, fra le mille lamentele che ho sentito, ma tantissime, ci ho pure discusso in vari social, era: ah, io sto a livello 10, non riesco a giocare, becco mostri troppo forti, livello 90. Ma dove cazzo stai? A Watoga. E perché? Testa de... Mannaggia, io non vi capisco, regà, ma perché non capite che è un cazzo di open world? In basso a destra i mostri sono cazzutissimi, in alto pure, soprattutto allontanandosi dal vault. Quella è l'area verde. Restate nella cazzo di area verde. Ma voglio andare a fare le missioni di Rose. Non c'è poi annà, sei a livello 8, sali di livello. Si sono lamentati così tanto che alla fine hanno abbassato un po' la cosa, i mostri intorno al vault, l'area ancora più grossa, in tante aree tipo vicino proprio a Rose, i mostri sono di livello più basso. Ma era bello che te volevi andare in un posto e ogni volta non ci potevi andare perché beccavi Assaltron dispersi in mezzo ai boschi impazziti che ti ammazzavano in un attimo. E quella zona non è un fa per te, vai via caro, sali di livello e ci vediamo dopo. E ancora è così con Watoga e altre città, ma diciamo hanno abbassato. Sta cosa è un po' sbagliata, ma comunque, regà, il fatto di ascoltare la community, tante volte, se la community dice una cazzata, perché molto spesso la community si lamenta di cose perché è abituata a giocare che vuole la pappa pronta, io voglio andare là, io voglio finire quello, ah, è stato troppo facile poi, è noioso. Però poi i mostri sono troppo forti. Però, decidiamo se... Ma dove volete andare? Secondo me bisognerebbe che, è vero, ascoltare la community, però senza esagerare. Fondamentalmente Bethesda accetta un consiglio: ascolta solo il Chitano, fidate solo del profeta. Contattatemi senza problemi, vi dico tutto io, consigli, fate assalti. Basta pure con sta cosa del Gram, che dovremmo consegnare la carne, che è una missione quasi uguale a quella di Arthos Pharma, che dovevamo riportare la carne dentro quel macinaco, cioè nel senso, missioni nuove, regà, roba nuova. Mo vabbè, con Westlander si apre un po', io spero lo sfrutteranno bene, perché le possibilità sono infinite. Potrebbero mettere persone che vengono da Washington, da Vault che si sono aperti, anche se il nostro è il primo, potrebbero essere passati anni. Persone che hanno visto cose assurde, regà, che potrebbero raccontarci cose assurde. Potremmo fare come abbiamo visto già su Westlander, ora poi ne sapremo meglio più avanti. Comunque tutta la fanbase si era innervosita, per lo più si era triggerata una cifra, perché la Bethesda, tra le varie cose, ha messo nell'ultima, nel resoconto dei miglioramenti dell'ultima patch, che hanno aggiustato una lampadina fulminata del bagno. E la gente, un bagno di un posto, ma non mi ricordo di preciso dove, e la gente a quel punto si è triggerata, perché dicono: con tutti i problemi che ci stanno, ci scherzano sopra. E si mettono a risolvere ste stronzate quando invece il gioco non funziona. Poi mi diverto, vabbè, a vedere pure quelli che invece manco sanno di che stanno a parlare e si lamentano a prescindere. Però questa è stata la cosa che ha fatto nervosi tutti. Però uno deve pure sapere che molto probabilmente, se l'hanno messo nella patch, tanti si erano lamentati di quella lampadina fulminata. Cioè che fondamentalmente c'era una lampadina ma non faceva luce. È un bug. Cioè nel senso, la lampadina era accesa ma il posto era buio. Quindi era un bug da risolvere. Perché non risolverlo? Cioè, perché lamentarsi che quella lì è una cavolata? L'hanno messa sottofondo di battuta. Problemi di elettricisti. Abbiamo mandato gli elettricisti a risolvere la lampadina fulminata. Ma era un bug, non è che... Ma non è che posso dire una cosa, regà, che sono 8 persone che si sono lamentate, eh? Si parla di centinaia di migliaia di persone che si sono lamentate di questa cosa che hanno messo nella patch, che... Cioè, si sono lamentate che la patch non funziona, e più molti si sono lamentati anche di questa problematica relativa all'elettricista che ha aggiustato la lampadina. Però non lo so, secondo me sarebbe da farsi una risata, cioè una battuta. Voi sentite farite e non ride, ma non a nappa. Oh, gente che sta soffrendo su questo gioco. Una cosa gravissima che hanno risolto solo in parte: c'era un problema con i leggendari che non droppavano più nulla subito dopo la patch. Questo è stato risolto, ma ancora ci stanno tipo dei falsi leggendari, cioè sono dei nemici che sembrano leggendari ma non sono leggendari in realtà. Quindi ha confuso un botto le persone, che non sanno più chi ammazzare, perché loro ti dicono:
Sappiate che alcuni non sono sono leggendari, ma in realtà non lo sono, stiamo risolvendo. Però io come faccio a capirlo? Io li ammazzo comunque, poi vedo se droppano o no. Quindi praticamente i leggendari droppano adesso oggetti leggendari, però ce ne sono alcuni che in realtà non li droppano perché non sono leggendari. È un po' complicata. Altra cosa della patch ottima che hanno fatto, hanno diminuito le volte che puoi saltare con il talento e zampa di rana nel modalità Battle Royale Nuclear Winter. Per fortuna, perché c'erano questi che saltavano a destra e a sinistra e ne riuscivi mai ammazzamo, adesso hanno un numero limitato di salti, poi devono aspettare un po' per poter risaltare. Quindi tempo almeno per poter prendere la mira. Io ho mai presa sta carta perché c'ho una sfortuna della madonna. Ho trovato una decina di doppioni, tutti doppioni, sempre la stessa carta io. Comunque ragazzi, il video finisce qui, grazie a tutti. A breve, se riesco, lunedì o martedì farò uscire un'analisi di Fallout Miami, raga, una mod cazzutissima. Per adesso è soltanto un accesso anticipato, come ho detto, c'è solo la mappa e qualche oggetto e qualche mostro. Ma ho visto che molto, cioè gli sviluppatori, i modder, sono tanti e sono molto attivi. Qualcuno ci ho pure già parlato, che c'è anche qualche modder italiano. E quindi uscirà una cosa molto figa. Sembra l'hanno presa molto seriamente, raga. Tipo un altro gioco stanno a fare. Ci vorrà un bel po' ancora per finirla e farla tutta finita. Ma stanno facendo una cosa molto grande pure a livello di lore, a livello di storia, anche se non canonica. Sono molto curioso di vedere Miami, com'è la situazione a Miami. Comunque ragazzi, seguitemi su Twitch, vi ripeto, attivate le notifiche, seguitemi su Instagram dove faccio storie, dove vi aggiorno anche su sulle nuove live, su che ore saranno, perché ho un casino io con gli orari ragazzi, quindi vi consiglio di seguirmi anche lì, se non vi volete perdere le live su Fallout Miami che arriverà, non so se la facciamo adesso subito dopo che carico il video, se no domani, comunque se seguite su Instagram sarete sempre aggiornati al secondo. E dai ragazzi, grazie a tutti e alla prossima, ciao belle!